Thank you. Ok, no perché mi rendo conto che è meglio. Um, buongiorno, eh? era da tanto che non, che non parlavo a quest'ora, dai tempi del liceo. Um, vi ho, ho scritto un pezzo per il Creative Mornings e ve lo, me ne parlo. Io so come Peppe. Non so voi, io sono assediata, oltre che da mia madre, dall'ansia. E, e se non bastasse, io non ho accesso all'ansia in maniera graduale, esattamente come, come le persone eh, normali, no? Ci sono degli stati interme... Non è, non è vero, eh. no, ho sentito male, vero? I telefoni sono spenti, vero? Sono disattivati. <clears throat> Volete un, un qualche secondo per controllare? Se per caso vi dovesse chiamare okay, venga. dicevo. Io sono assediata, oltre che dalle tecnologie e da mia madre, dall'ansia. E se non bastasse, come dicevo, non ho accesso all'ansia in maniera graduale, no? Ci sono degli stati intermedi, degli stati d'animo che sono normali, associabili a tutte le persone sane, tra virgolette, qualora ce ne fossero. E questi stati d'animo, io insomma, ne ho, ne ho così, individuati tre. La voglia di fare. Che abbiamo più o meno tutti, non a quest'ora, però cazzo. E, eh, la stanchezza fisiologica, con tutte le cose che abbiamo da fare, e l'ansia poi eventualmente. Ecco, le persone normali passano dalla voglia di fare la stanchezza e poi eventualmente l'ansia. Io passo dalla voglia di fare all'ansia. Non ho stanchezza. Passo dalla frenesia di dove fa tutto perché il mondo lo sostengo io in quanto femmina. Mm? all'ansia eh, di non aver fatto le cose abbastanza, eh, eh, in maniera abbastanza efficace. Ecco, eh, la mia voglia di fare, non so se è simile alla vostra, la mia voglia di fare, immaginatevi come, eh, come un'isola, eh, immaginatevi come un'isola piena di, di mail da spedire a tutte le ore, con sti telefoni che sono sempre online, quindi se ti mandano una mail e sono le 10 di sera, tu devi rispondere. Mm? <coughs> Scusate. Eh, eh, in mezzo a questa burrasca di mail da mandare, di cose da fare, di amici a cui sorridere, eh, del, de, in mezzo a, a, alla burrasca del mio lavoro che mi porta oggi qui, domani lì, domani ancora più giù, ecco, eh, eh, c'è il mare e quel mare lì è l'ansia. È, è così un po' la mia vita. È, è, è tutto tutto intorno c'è ansia e vi rendete conto che il mare eh, occupa il 70% delle superfici terrestri e, e quindi è una bella fetta, una bella fetta di tempo che viene buttato al, al cesso si può dire al cesso, ecco, eh, eh, perché io ho l'ansia ok? È un tempo che io dovrei utilizzare, che mi piacerebbe utilizzare nel mio lavoro e visto che non sono riuscita a, a guarire dall'ansia perché per guarire dall'ansia bisogna innanzitutto volerlo. Uh, ho provato a gestire l'ansia come se fosse uno strumento di lavoro. Okay? Uh, un esempio. Io tutte le volte che ho uno spettacolo lo vengo a sapere generalmente con un mese di anticipo. Te guardo Fabri perché non è andata proprio così, eh. infatti mi hai fatto venire in ansia. Ecco, eh, quando ho in programma uno spettacolo, quindi ho cioè un mese d'anticipo, sono 30 giorni, ok? 30 giorni in cui veramente potrei fare follie eh, se, se volessi, o quantomeno cose belle come Antonio Rezza. Nei 25 giorni che precedono il mio spettacolo, io non faccio un cazzo. Uh, ci sono questi 25 giorni in cui me la prendo estremamente comoda, ma non è una comodità serena, no, è una comodità che adesso vedremo come com si sviluppa. Io nei 25 giorni su 30 che ho a disposizione per preparare lo spettacolo ho una voglia di fare sempre incredibile, perché io ho tanta voglia di fare tutto, qualsiasi cosa, tranne che preparare lo spettacolo, ok? Eh, perché eh, subisco questa circostanza eh, odiandomi. Ok? Perché? Porque... Comunque è una circostanza di cui sono vittima. Io mi odio, perché ovviamente. mi, 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 mi dico: ma hai 30 giorni per preparare lo spettacolo, vuoi fare qualcosa? E invece no. E allora subisco questa circostanza mentre mi tengo impegnata con mille cazzate futili. E pur di sedare la mia voglia di fare, perché la voglia di fare a un certo punto va sedata, io faccio qualsiasi cosa. Inizio a pulire casa come un'invasata, come se aspettassi gli assistenti sociali che devono venirmi a togliermi la, 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 la potestà spolvero le librerie come se fossi un archeologo, cambio la posizione degli oggetti, che è un tipico eh, sintomo di una patologia mentale. No? A un certo punto viene il giorno in cui sposti la candela profumata e la metti al posto dell'immaginetta sacra, l'immaginetta sacra la metti al posto del Buddha in terracotta. Ecco. Io inizio a spostare tutti gli oggetti, e, 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 lavo, cucino, annaffio le piante, faccio tutte queste cose nei 25 giorni e mentre le faccio la casa brilla. E io mi insulto. Mi insulto, mi dico, mi dico: cazzo, ma sei cretina, ma molla la scopa. Ci penserai più avanti, hai 30 giorni, prenditela comoda, monta un bello spettacolo, fai qualche cosa. No, no, il mio corpo non risponde. E, e, sono come ipnotizzata, sono, sono come paralizzata perché non è ancora arrivato il giorno numero 26. Siamo ancora dentro quella fascia per cui va tutto bene. Poi arriva il giorno 26. Finalmente, eh? Si inizia a lavorare. No. Arriva il ventesimo giorno e improvvisamente insieme al giorno numero 26, a quattro giorni dallo spettacolo, arriva anche lei, l'ansia. Certo. Mi dico, guarda che cazzo hai combinato, mariuola di merda. Ci risiamo con tutto il tempo che hai avuto, bla bla bla, bla bla tutte queste cose qua, ok? Perché non hai preparato lo spettacolo, perché non ti sei... E, e però continuo imperterrita a tergiversare, più forte di me non ce la faccio, perché ci sono quei tre giorni in cui comunque più o meno le cose potranno cambiare, ok? Giorno 27, a tre giorni dallo spettacolo, la mia voglia di prendere in mano un fottuto copione non c'è, non v'è traccia. Uh, continuo in compenso però a maledirmi e gli anatemi si fanno sempre più pesanti e diffusi no? perché ci arrabbiamo con noi come non ci arrabbiamo con nessun altro allora giorno 28 a due giorni dallo spettacolo io quasi svengo dall'ansia mi accascio sui mobili non so se avete presente quel tipo di panico che quasi ti fa perdere l'equilibrio mi appoggio alle librerie che ho spolverato per fortuna così almeno non lascio le ditate e nel frattempo non apro il copione e continuo ad annaffiare le piante grasse, e mi dico: quale coglione facendo un mestiere bello come quello che faccio io, lascerebbe andare questi 28 giorni senza prendere in mano, prendere la briga di aprire il copione. Arianne arriva il giorno 29, ormai non c'è più speranza. È tardi. La, la figura di merda è dietro l'angolo. Anzi, è l'indomani, perché lo spettacolo è, 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 è l'indomani. Meglio non pensarci, meglio uscire. <ride> ah, sì, c'è questa cosa no, degli artisti che a un certo punto il copione lo devi mollare perché devi aprire i chakra, ventilare le idee, quindi eh, ti fa bene uscire. Fare... No, no, non pensare allo spettacolo, eh, però ci avessi pensato nei 28 giorni precedenti. Quindi il giorno prima del mio spettacolo, se mi cercate, mi troverete a cazzeggiare nei boschi dietro casa mia con le tovagliette a far picnic perché sono quella che si deve rilassare, andiamo in quella trattoria, andiamo... e tutto questo avviene sempre in maniera bipolare, perché abbiamo due emisferi, perché siamo femmine, quindi siamo eh, assolutamente eh, eh, variegate, questo era il termine polite, io senso. ecco, e eh, quindi i miei emisferi funzionano in maniera estremamente confusa. Io sono per boschi e da una parte il mio emisfero sinistro mi dice: Guarda, però te balza proprio la pena, eh. E, e, non ti stai rigenerando, non ti stai rilassando. Guarda quel il sentiero lì non l'avevamo ancora fatto, eh. Ma, ma come si mangia bene in quella trattoria? Mentre il mio emisfero destro sta lì che dice, brutta testa di cazzo. <ride> fancazzista inutile vedrai domani che bella figura di merda che farai vedrai allora io rientro in casa un pochino contrariata giustamente perché eh, c'è questo bipolarismo arriva il giorno dello spettacolo e figuriamoci se io il giorno dello spettacolo ho tempo di preparare di prendere il copione il giorno dello spettacolo io ho il viaggio ok? io vivo in un paese, in un piccolo borgo con 12 persone in cima all'Appennino Pavese pensate quanto tempo ci metto con Trenitalia ad arrivare a Roma se passano i treni eh con il cane, quindi io per arrivare fino a qui c'ho tutto un scend. Non l'avevate visto? Accetta con tanti, tutto, abbiamo anche il posto. Se volete fare un'offerta. Eh, ecco, eh, dicevo, quindi io. <ride> <ride> È per te l'applauso come al solito. Mm? Non apprezza, come vedete. Eh, quindi il giorno del viaggio è, è impensabile preparare lo spettacolo, perché appunto è tutto un scendi, sali dai treni, arrabbiati col, 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 col capotreno, eh, signorina lei c'ha il biglietto per il cane? No, guardi, non ho il biglietto per il cane, abbia pazienza, è piccolo, è sotto il sedile? no, gli faccio la multa, ma almeno la multa me lo dà il biglietto per il cane? No, è tutto. Una logistica frenetica per cui io alla fine arrivo in albergo e che faccio? Prendo il copione No, mangio, mi riposo, mi faccio un bagno perché negli alberghi ci sono le vasche. Io, nella capannina dove vivo, ho quelle vasche. Sapete, esistono ancora quelle vasche a tre quarti dove sei seduto come. Ho quelle con le vasche lì. Quindi, quando arrivo in albergo, è tutto un bene di lusso e, e, e non ci penso allo spettacolo. Arriva il momento dello spettacolo. Sono sul retropalco. Sono truccata, carina, mica come adesso che avete visto quella foto da Bona fuori e poi vi ritrovate questo. Però, insomma, ringraziate che non sono in pigiama. Anche se... Ecco. Arrivo sul retro e sono carina, sono truccata, sono, sono eh, microfonata, sono, 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 sono divorata dall'ansia, perché eh, pensate, immaginatevi voi, no? 30 giorni per preparare uno spettacolo, no, 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 ho avuto questa pulsione di voler organizzare il mio lavoro. Così ogni volta io salgo sul palco dicendomi sempre la stessa frase. Quella frase che eh, se avete avuto modo di, di fare una carriera scolastica un po' così alla buona, eh, vi siete sempre ripetuti anche voi nel tragitto che va dal banco alla lavagna, dopo essere stati chiamati per la, la sodomia, per il patibolo eh, scolastico. Ecco. Quindi io mi ripeto come un mantra questa, questa frase, vi dico, brutta stronza. Eh? Brutta storia, 30 giorni ha avuto. E adesso? Adesso bisognerà dire qualcosa a questi. Che gli diciamo? Ma tu guarda se, se mi devi mettere a disagio perfino a me. All'ansia. E mi devi far fare sta figura di merda. Vai, vai, a dirgli qualcosa. Io salgo sul palco. Siamo sole. Io e lei. Io, Ariannina. E questa tripla ansia carpiata, impicchiata, che mi scende sul collo. Oh, ce la caviamo sempre altrimenti non mi sarei diplomata. E ce la caviamo sempre e io ogni volta all'ansia poi glielo dico perché l'ansia è dentro di noi, no? è quella vocina che noi sentiamo, non sono gli angeli custodi, ma è l'ansia. Ecco. E io glielo dico all'ansia, gli dico abbi pazienza, ma io te l'ho detto un sacco di volte, ci sono dei momenti in cui l'ansia... Non c'è bisogno, non c'è motivo che arrivi nella nostra vita, perché sono dei momenti come quelli, nella fattispecie dello spettacolo, cioè di fare un lavoro che io amo profondamente, in cui è bello godersi questa, 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 eh, questa improvvisazione, diciamo, ok? Eh, non è il momento di avere l'ansia, il momento di avere l'ansia è dopo, il momento di avere l'ansia sarà tra 90 giorni, quando lo spettacolo bisognerà farselo pagare, è lì che deve venire l'ansia. E questo è un po' quello che penso a riguardo eh, dell'ansia. La morale di questo piccolo pezzo che vi ho portato è che bisogna fare qualcosa per farsi pagare puntuali. E, e a parte questo, uh, c'è uh, un problema legato all'ansia che uh, riguarda strettamente la nostra, il nostro utilizzo del tempo libero. Cioè non so voi, ma io subisco molto di più l'ansia eh, quando non ho niente da fare potenzialmente. Eppure mi piace non fare un cazzo, come avete ecco, percepito. Ma mh, quello che oggi mi piacerebbe insomma eh, tatuarmi sul petto è che eh, mi piacerebbe godere del mio tempo libero anche quando i sensi di colpa saranno lì a dirmi che non dovrebbe essere tempo libero. Che dovrei impiegarlo in altro modo? Che cazzo prepara lo spettacolo? Ma che, ma, che ti sei seduto sul divano? Ma hai visto il gabinetto come è ridotto? Ma vai a pulire? Ma cosa stai facendo? Ma lo sai che c'hai il teco le amiche alle sei e mezza? Sono le sei e venti sei ancora sul divano. Allora ho portato un libretto che eh, acquistai eh, a New York, eh, perché a New York è, è una città dove comunque la gente si dà sempre da fare anche quando non ha un cazzo da fare, ecco. E, e questo libretto si chiama The Art of Doing Nothing. Una traduzione potrebbe essere l'arte del fancazzo. Eh, ecco. Eh, eh, scusate. È un libretto che secondo me è facile, veloce da leggere, proprio il contrario di impegnativo, ma è un libretto speciale perché attraverso dieci passaggi ripristina la dignità di determinati modi di fare che abbiamo umiliato in questo metodo societario che abbiamo. E allora ve ne dico qualcuno, ecco, intanto l'autore si chiama Veronique Vienne, è una francese perché comunque gli americani certe cose non le scrivono. Allora, su dieci cose, io vado velocemente perché non so quanto tempo manchi, però ecco, ve ne voglio dire a qualcuna. L'arte di procrast pro procrastinare questa parola strana, cioè di spostare, di dire lo farò più avanti e mancano 30 giorni allo spettacolo, ma che vedrete, penso adesso lo farò, lo farò. Ecco, l'arte la, di procrastinare non è una parolaccia, come ci stanno insegnando, è l'arte di prendere le misure, dice il libro, l'arte di spolverare, ma invece che la libreria, che comunque è un oggetto che non ti servirà, è, spolvererai la tua testa. Questo dice la signorina Veronique. È un metodo naturale per pulire gli angoli polverosi del nostro essere. Pensate che poesia, eh? Non fa un cazzo sul divano. La Veronique lo vede in questo modo. Perché sostiene Veronique che non è detto che fare tutto subito garantisca successo e perfezione. Anzi, la disciplina di darsi il permesso di abbandonare qualsiasi attività utile è fondamentale per poi fare le attività utili in maniera pulita, senza che nessuno si accorga che abbiamo l'ansia. Troppe attività utili, sostiene Veronique, mangiano tempo alla bellezza della vita e su questo converremo. Io adesso non è che mi schiero contro la, 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 la pulizia della casa, anzi è fondamentale, però ecco, ci sono delle priorità e sembrerà assurdo, ma la pulizia della casa è subito dopo a magari sedersi sul divano, a, non guarda, a guardare il muro bianco. È che non siamo capaci di guardare il muro bianco. E questo è questo il problema. L'arte di respirare, Veronique. Eh? Eh, parla dell'arte di respirare, perché il respiro ci aiuta a mantenere la calma. Eh, noi siamo abituati a vivere in apnea. Quante volte, insomma, a me capita spessissimo di eh, stare magari 40 minuti in apnea, ok? Non, 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 non espiro, eh, sarei un sub perfetto se non avessi paura degli squali anche a piombino, eh, eh, però l'apnea lasciamola agli sport subacquei perché ci distrugge il fisico e la pelle e fa invecchiare. Eh, prendere ossigeno è vitale, ma quello che dice Veronique è che è ancora più vitale restituire anidride carbonica ed è importante restituire anidride carbonica. All'universo, non perché sia una cosa zen, non perché buttiamo fuori delle cose che devono andare nella giusta mondezza, ma perché quell'anidride carbonica serve alle piante. E guardate qui fuori che cazzo. Cioè, no? Hanno bisogno di noi, le piante. Quindi sosteniamo la fotosintesi clorofiliana in questo modo, perché altrimenti, questo termine, fotosintesi clorofilliana resta soltanto sui sussidiari di scuola. Quindi diamo una mano alle piante. C'è bisogno. Se potesse fare pure con i mezzi pubblici, che uno dà l'anidride carbonio, invece. Oh, l'arte di meditare, eh, questa, questa cosa zen che io detesto, queste, queste filosofie. Il punto di vista di Veronique mi piace tanto perché eh, lei non sostiene che la meditazione sia eh, una filosofia zen e bla bla bla, e lo yoga, un e, e schiccheri. No, lei sostiene che la meditazione sia uno sport, uno sport per la mente. Una medicina contro l'ansia perché è una tecnica eccellente per testare la nostra onestà intellettuale. E l'onestà intellettuale ci serve per dirci: ho l'ansia. Eh, è inutile che faccio la vaga, no, non è una giornata pesante, ce ne sono state altre 600. Ho l'ansia. Questa onestà intellettuale funziona così: nel momento in cui noi proviamo a meditare, chiudiamo gli occhi e ci rendiamo conto che non siamo capaci, chi sa meditare? Senza maestri, senza altre 40 persone che stiano con gli occhi chiusi. Cioè io ho provato a fare un anno di yoga, eh, c'erano questi 20 minuti di meditazione prima dello yoga, io ero seduta sul mio tappetino con gli occhi chiusi, apparentemente un volto estremamente rilassato, dentro la mia testa io avevo un, un file Excel. Mm? Riuscivo a pensare veramente anche a pulire la lettiera dei miei gatti. Non siamo capaci. Quando invece ammettiamo di essere creature che, sono, che si distraggono di default, è proprio lì che inizia la meditazione, con l'onestà intellettuale, con l'umiltà che dovrebbe in teoria guarire l'ansia. Ah, l'arte di oziare. Gli americani dicono lounging, chilling. Non caso decidere, prendere l'iniziativa di non fare assolutamente nulla. E, e, e il punto di vista di Veronica è molto simpatico anche stavolta, perché lei dice, cioè, eh, Newton ha messo a punto la teoria della legge gravitazionale seduto sotto un albero, o almeno così sosteneva. Einstein sosteneva che le intuizioni più importanti gli arrivassero quando si metteva in poltrona con i suoi gatti sulle ginocchia. Eh? Ecco. Edison, per esempio, fumava in giardino, eh, sigarette immagino, non lo so, però, ecco, e aveva queste sue intuizioni che ovviamente poi noi ancora sfruttiamo. Quindi la morale è che siamo troppo operativi, per questo non abbiamo scoperto un cazzo in campo scientifico noi, ok? Siamo inutili alla scienza proprio perché non siamo in grado di rilassarci. Quindi diamo il nostro contributo alla scienza, mettiamoci sul divano e vediamo che cosa succede, eh? Senza fan cazzo. L'arte di sbadigliare. Oggi... È il giorno giusto no? per poterla mettere in pratica. Voi quando andrete a lavorare. Eh, io mi auguro che vi ricorderete le mie parole. Ecco lo sbadiglio, è lo stretching più efficace, veloce ed economico che ci sia. Non servono dei corsi, mh? e dilata i muscoli della faccia e quindi fa bene alle rughe, mh? stira i polmoni, riequilibra il battito cardiaco, espande il diaframma. Aumenta il flusso di sangue al cervello, tutto questo in sei secondi e senza pagare la virgin. Ecco, sbadigliare è lo stesso effetto e valore simbolico, dice la mia amica Veronique, del gesto di togliersi le scarpe quando uno entra in casa, ok? Lo sbadiglio è un attimo di disordine sociale, se vogliamo dire, un attimo di rivoluzione comunista, perché prova a sbadigliare in riunione davanti al tuo capo. Ecco... Bisogna ristabilire in questa società la dignità dello sbadiglio, questo dice Veronique. Lo sbadiglio è fondamentale, è utile, è benefico e soprattutto la dimostrazione che umanamente, proprio fisiologicamente, lo sbadiglio si trasmette. Cioè, eh, no? tu inizi a sbadigliare, poi eh, immediatamente tutta questa parte della platea sbadiglia e ti maledice perché è una figura da merda a sbadigliare. Invece no, no. Perché vi ho detto tutti i benefici dello sbadiglio. Quindi non chiediamo scusa, ma facciamoci ringraziare. Oggi se avete una riunione e vi capita di sbadigliare e qualcuno vi guarda male, guardatelo e ditegli, prego eh! Perché gli avrete fatto un piacere. L'arte del pisolino. Chi riesce a fare la siesta pomeridiana? Perché questa stronzetta dice che nei paesi latini, e nei paesi latini include anche l'Italia, la siesta è sacra non mi risulta, ecco il riposino deve essere inserito dice Veronique, nelle agende di lavoro perché mentre dormiamo ci ricarichiamo esattamente come le auto elettriche no? che vengono eh, eh, messe ecco, le auto elettriche non inquinano sono economiche perciò in Italia si ha interesse a non diffonderle esattamente come il pisolino per questo perché è economico non inquina e ti ricarica quindi non fa fatturare è per questo che non viene ripristinato, invece bisogna ribellarsi. La siesta è un diritto. Lo dice Veronique, siamo latini, è inutile. E fa bene a noi e al pianeta Terra. Perché il pisolino, oltre a far bene a noi a livello no, di, di ricarica energetica, che serve visto che le nostre giornate durano 22 ore, è anche un, un concetto molto semplice: il pisolino ci garantisce il silenzio. Eh? Quindi a volte non parlare è la cosa migliore che si possa fare. Dormendo, eh, per fortuna, riusciamo a evitarlo, perché altrimenti non riusciremmo a evitare di non parlare. L'arte di aspettare. Nell'universo c'è un sacco di spazio vuoto. Per quale motivo noi non vogliamo spazi vuoti nella nostra vita? L'attesa in santa pace ha la stessa dignità della tensione in un momento importante, dice Veronique. Eh, i designer si fanno pagare per riempire gli spazi vuoti e arredarli. Dovremmo farci pagare anche noi allora a questo punto. Attendere, occupare l'attesa è un esercizio monastico, dice la mia amica Veronica, perché aiuta a eliminare la principale causa di invecchiamento. A Brescia. Questa cosa per cui devi sempre comunque far sapere agli altri che sei operativo. Anche quando abbiamo un volo, no? a me capita, arrivo in aeroporto, io, beh, io arrivo in aeroporto 20 minuti prima, guarda. però c'è gente che arriva prima in aeroporto e che poi passa queste tre ore dicendo al telefono alla gente no, sì, sono qui perché ho un volo, no, avrai un volo tra tre ore. E queste tre ore? Diamo dignità a questi spazi vuoti, perché sono dei tempi di cui insomma, possiamo ricordarci magari. Ora, ce ne sono altre di arti, però ecco, si torna sempre lì all'arte di non fa un cazzo, come eh, medicina per, per l'ansia. Ma se l'ansia rimane, che succede? Etimologicamente. L'ansia, fatemi tirare fuori un po' di liceo classico, ma tanto l'ho letto prima su Wikipedia. Eh, eh, Anxius dal latino vuol dire stretto, ok? Viviamo in un'epoca in cui tutto deve essere stretto. Perfino i vestiti. Iniziamo a ripristinare l'arte della comodità. Eh, vestiamoci comodi, prendiamocela comoda, ok? Diciamo no, è una parola magica, no, secondo me, per l'ansia. No, non ho voglia, no, non lo so. No, non fa per me. Ho detto di no. Non vengo, io ho queste amiche romane che quando capito qui e ho 48 ore di tempo, eh, beh, beh, mi assillano, mi devastano vedi? perché c'è l'aperitivo, la scena. No, no, rimarrò in albergo, mm. ma eh, berrò un crodino al minibar piuttosto che bere lo spritz al sorpasso. Saluto quelli del sorpasso, questo la tagliate, eh. Che... In psicanalisi eh, ho visto che, e qui concludo, eh, esiste l'ansia primaria, fa già paura. Eh? L'ansia primaria, eh, dice la psicanalisi, è uno stato in cui viene meno la capacità di controllo del proprio io, e su questo non si può dissentire. E quando viene meno la capacità di controllo del nostro io? Ci sono degli altri... Episodi delle arterie circostanze, secondo voi, in cui viene meno la capacità di controllare il nostro io? Quando siamo ubriachi, quando ci sbronziamo. È, è lì che perdiamo la capacità di controllo. Non vi è mai capitato? Ci penso io per voi, non vi preoccupate. Ecco, eh, da ubriachi la differenza basilare rispetto all'ansia primaria, però ci divertiamo. Quindi perché non provare a prenderci per il sedere, ok? È un po' il mio mestiere, io sono riuscita in qualche modo a prendere per il sedere veramente tutti i contesti, tutte le persone e me per prima, ecco proviamo a prenderci per il sedere quando eh, sopraggiunge l'ansia perché diventiamo veramente simpatici, ci suda la scella, eh, ci vengono i tic questi alle labbra per cui mentre stai parlando dici mi sta tremando il labbro, mi sta tremando, no, perché ti fai tremare il labbro? Proviamoci a prendere per il sedere, perché siamo buffi, simpatici, quindi quantomeno se non possiamo guarire dall'ansia, perché non ci prendiamo la briga di guarire ultimamente, quantomeno prendiamoci la briga di prenderci per il culo, perché senz'altro migliorerà il nostro buon umore. Da ubriachi, dicevo, ci divertiamo e ho scoperto una cosa ancora più straordinaria, e qui chiudo veramente. L'ansia primaria nell'antica Grecia si curava col vino. Non voglio assolutamente dire <coughs> di provarci anche voi, eh? però magari ci sono delle circostanze in cui un cioè, bicchiere di vino potrebbe fare comunque il suo corso. Allora mi raccomando, ma ricordatevi di non abusare assolutamente e soprattutto di stare attenti alla scelta del vino, perché certi vini fanno venire gli attacchi di panico. Mm. Grazie. Grazie Arianna, eh, ho sbadigliato un po' ti ho dato fastidio? Stavo sbadigliando qua davanti. No no, no, no non ho visto. Bene, Avevo vi l'ansia, quindi eh, infatti, quando a me è passata. Niente, meno male che non guido. <ride>